Se hai domande qui ci sono Marze Naoki, sui compiti, gli amici oppure i videogiochi. Ciao ragazzi, io sono Max e io sono Naoki e siamo qui per darvi il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Giochiamo con Max e Naoki. E attenzione, attenzione, perché oggi lanciamo un nuovo gioco che si chiama Password. Password? Ebbene sì, e tra l'altro il concorrente di questa prima puntata di Password è niente po' di meno che Naoki. Quindi fai bene attenzione perché hai 5 minuti di tempo per indovinare insieme a tutti loro che sono a casa e ci guardano su YouTube la password del mio telefonino. Sono 4 cifre, le vedete in grafica in questo momento, dovrai indovinarle tutte 4. Ok, attenzione perché qualora dovessi perdere che cosa succede? La penitenza! La penitenza, ma corretto. Ancora? Ebbene sì, e dovrai scegliere tra acqua addosso, panna addosso o farina addosso. Eccolo, eccolo. Pronto! Professore! Sì, perché lo sai che è il professore a decidere il regolamento dei nostri giochi. Il tempo stringe, dobbiamo iniziare a giocare. Perfetto, perfetto. Procedo con il primo indizio, grazie mille. Allora attenzione ragazzi, a casa il primo indizio è molto semplice. La password del mio telefonino non è difficile perché io dimentico sempre tutte le password. Qual è la password del mio telefonino? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Secondo voi è la password del mio telefonino? Sì. No, la risposta no. È sbagliata. Ma come no? Il tempo stringe, avanti, hai una seconda possibilità, devi indovinare le 4 cifre della password del mio telefonino. Beh, 2222? 2222. Sarà questa la password del mio telefonino a casa? Parlatevi fra di voi, scrivetevi con i vostri amici. Può essere 2222? Purtroppo no, la risposta ancora è sbagliata. Però voglio dire una cosa. Sei bravo, Naoki, perché ti stai avvicinando. È una password semplice di 4 cifre, ma attenzione perché il tempo stringe e qualora non indovinassi ci sono le penitenze. Acqua addosso, panna addosso o farina addosso. Vai! 0, 1, 2, 3. Attenzione, colpo di scena, no, la risposta è sbagliata, ma ti stai avvicinando, ti stai avvicinando. E tutte le volte che squilla il telefono il professore di matematica, pronto! Posso dare un altro aiuto a tutti i ragazzi a casa, ma non a Naoki. Ce l'ha con te, lo sai, che ti mette le note, poi ti vuole interrogare. È il tuo prof di matematica. Procedo. Agganciato. Va bene, lasciamo stare. Dunque, ti do un indizio importante. Segnatelo bene tutti quanti voi a casa. La seconda cifra della password del mio telefonino è il numero 0. Zero. Quindi numero 0, numero, numero. Qual è la password? 1011. Sarà questa la risposta esatta della password del mio telefonino? No, risposta sbagliata, mi dispiace, hai un altro tentativo. Attenzione a casa, scrivete nei commenti, provate a giocare con noi. Quale può essere la password del mio telefonino? 4 cifre e la seconda è il numero 0. 2001. 2001. Sarà questa la password del mio telefonino? No! La risposta è sbagliata! Pronto?
sta scadendo il tempo, hai l'ultima possibilità, ultimo indizio, altrimenti si va alla penitenza. Attenzione tutti quanti, l'indizio è che l'ultima cifra della password del mio telefonino è lo 0, quindi numero 0, numero 0. Qual è la password del mio telefonino? La so allora. Vai! 1000 1000 1000. La risposta è sbagliata. Ma come sbagliata? La risposta esatta per tutti quanti voi a casa, che sicuramente siete stati più bravi di Naoki e avete indovinato, era 0000. Come? Mi dispiace Naoki, questo significa solo una cosa: tutti pronti, perché per te arriva la penitenza. È arrivato il momento più atteso della puntata, la penitenza. Sì! Penitenza. 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 Oh!